Giovanni Gorgone, uno dei lavoratori qua alla protesta di Almaviva Contact. Sì, io sono una RSU di Almaviva Contact. Il problema è legato alla mancanza di regole. Noi di Almaviva Contact siamo dei lavoratori che per anni ci siamo impegnati, abbiamo fatto una serie di sacrifici perché siamo in contratti di solidarietà da 3 anni, quindi con una perdita secca del salario che varia dal 10 al 20%. Quindi i lavoratori si sono impegnati, hanno messo qualcosa di proprio, c'è un'alta professionalità, quindi non sappiamo più cosa fare. Noi rivendichiamo la mancanza di regole del settore, paghiamo la delocalizzazione, il lavoro, noi siamo soggetti, lavoriamo a commesse, ci sono le commesse che di volta in volta vanno a gara periodicamente e la concorrenza purtroppo si fa sul costo del lavoro ed a pagare sono sempre i lavoratori. Qual è oggi la vostra più grande paura? La nostra paura è che intanto con i contratti di solidarietà l'azienda fa capire che è comunque in difficoltà e le notizie che ci arrivano sono di probabili licenziamenti e fanno numeri grossi, 2500. Quindi per una realtà come Palermo non possiamo permetterci una situazione del genere perché sarebbe un problema sociale. Claudio Marchesini, segretario UGL Palermo, davanti alla prefettura in una protesta dei lavoratori di Almaviva Contact, a rischio circa 3.000 posti di lavoro. Sì, è la prima di quest'anno di una serie di iniziative che si porteremo avanti affinché l'azienda non fa chiarezza sul futuro e su un piano industriale serio di questa azienda che almeno da 5-6 mila posti di lavoro in Sicilia, di cui circa 4 mila a Palermo, tra indotto di lavoratori a progetto e dipendenti a tempo indeterminato. Ovviamente le regole del mercato non aiutano né questa né altre aziende, ma Almaviva è un colosso che se mette a, diciamo, appunto le commesse giuste, tra cui ci giunge voce che ci sono in trattazione le commesse importanti, e la politica fa il suo mestiere, cosa che non sta facendo sicuramente a livello regionale, perché la regione è il grande assente di questa vertenza da almeno 5 anni. Diversamente ringraziamo invece il Comune di Palermo e il Sindaco che invece questa vertenza stanno mostrando sensibilità insieme al Prefetto. Noi ci auguriamo che sbloccando delle commesse in un mondo delle telecomunicazioni non facile, perché noi da 7-8 anni che abbiamo lanciato le proteste delle delocalizzazioni e le gare a massimo ribasso, cose che non sono finite ma anzi sono aumentate, quindi se la politica non fa un qualcosa di serio e di incisivo a livello governativo, noi abbiamo poco anche da protestare, perché purtroppo il destino sarà drammatico e tragico non solo per Almaviva ma per tutti coloro che operano nei call center, perché sarà una evoluzione a catena essendo Almaviva la più grande. Comincio subito a dire che il grande assente di questa avvertenza è il Presidente Crocetta, la Regione Sicilia. Abbiamo avuto accanto stamattina il Sindaco, l'Assessore Giovanna Marano, che hanno capito l'importanza di questa avvertenza e il dramma occupazionale che ci potrebbe essere a Palermo in città se questa azienda va via. Questa è un'azienda che ha fatto utili in questa città, adesso ha l'obbligo di sviluppare occupazione, di radicarsi sul territorio e di fare sviluppo, di investire e di restare sul territorio. Noi chiediamo alla politica, stamattina il prefetto ci ha ricevuto e oggi partirà una lettera al Presidente del Consiglio Renzi per spiegare l'importanza di questa avvertenza. In un periodo in cui c'è una desertificazione del sud mostruosa, tutte le aziende vanno via, questa è l'azienda del futuro, l'attività del futuro, allora noi pretendiamo sviluppo su questo territorio e investimenti su questo territorio. È una politica più attiva, una politica industriale da parte della regione più attiva. Ma voi cosa, diciamo, cosa rivendicate verso Almaviva? Almaviva è venuta qua circa 13-14 anni fa e ha fatto un'azienda straordinaria, straordinaria importanza, ha fatto per anni utili qua, dopodiché è riuscita a diventare Almaviva partendo da Palermo. Adesso noi rivendichiamo il fatto che Almaviva non ha un progetto di sviluppo per questa città, non fa investimenti, per esempio non è attenta alla formazione, questo è un mercato difficile dove bisogna diversificare il portafoglio clienti. Ecco, c'è un'opportunità straordinaria per la formazione e Almaviva non usa questo strumento. Ma si parla anche di delocalizzazione? Altra cosa abbiamo detto al prefetto stamattina, regole certe, il governo ha sottovalutato questo aspetto, regole certe vuol dire fare rispettare alcune cose, alcune leggi che già ci sono,
le aziende che te localizzano fanno dumping. Non è possibile che un cittadino italiano chiama, dà la sua carta di credito e magari risponda dall'Albania, dove non ci sono leggi certe. Quindi noi chiediamo che ci sia una posizione seria del governo centrale rispetto alle delocalizzazioni e rispetto agli appalti al massimo ribasso. Quale sarà il vostro prossimo passo come sindacato? Noi staremo su questa vertenza che per noi è la madre di tutte le vertenze, perché occupa 3.400 lavoratori a tempo indeterminato su Almaviva a Palermo e 1.000 LAP. Noi adesso aspettiamo la risposta del governo centrale, aspettiamo un segno dal governatore Crocetta, dopodiché continueremo a fare questo tipo di manifestazione e a questo tipo di lotta, perché secondo noi questa è la possibilità di occupazione e sviluppo per questa terra. In un paese dove, in una regione dove non ci sono infrastrutture materiali, noi crediamo che queste, che sono infrastrutture immateriali e sono le infrastrutture del futuro, sia obbligatorio investire su questo pezzo. Eliana Puma, FIST CISL Palermo Trapani, riguardo alla vertenza di Almaviva. Il risultato importante che abbiamo ottenuto oggi è stato quello di portare la vertenza di Almaviva, che coinvolge solo a Palermo quasi 5.000 lavoratori, oltre 6.500 in Sicilia, sul tavolo del governo. Il governo non può più ignorare quello che sta accadendo nel settore delle telecomunicazioni. Le regole che sono state fatte con le leggi non vengono rispettate e mettono in difficoltà le aziende che come Almaviva operano nel rispetto dei contratti. L'articolo 24 bis che consente ai clienti di poter decidere di parlare con l'operatore in Italia per vedere tutelati i suoi dati personali non viene rispettato e le sanzioni ai committenti non vengono applicate. Si fanno gare al massimo ribasso, si utilizzano strumenti contrattuali non idonei. Tutto questo mette Almaviva, che ha lavoratori assunti a tempo indeterminato da oltre 14 anni, fuori mercato e mette a repentaglio il posto di lavoro in Sicilia. La vertenza Almaviva vale quanto 10 vertenze Fiat per numero e coinvolge non solo i dipendenti Almaviva, ma tutto il tessuto economico della città di Palermo, che intorno a questa azienda ha costruito scuole private, ha costruito ristoranti, ha costruito ristorazione, bar. C'è tutta un'economia che ruota intorno ad Almaviva. Se muore Almaviva a Palermo, muore Palermo. Giuseppe Tumminia, segretario regionale UIL Comunicazione. 3.000 posti di lavoro a rischio, ma specialmente un indotto che gira intorno alle comunicazioni qua in città, dove prima si è puntato tanto e oggi sembra che possa essere una meteora che svanisca nel nulla. Lei ha centrato l'obiettivo, questa è l'isola dei call center. Tanti anni fa, quando si liberalizzò questo mercato delle telecomunicazioni, la Sicilia si candidò quasi a una piattaforma tecnologica che accolse migliaia di posti di lavoro. Oggi l'assenza di regole e la forte azione lobbistica delle 5 aziende concessionarie in Italia stanno generando questi effetti, perché il settore è stato rilasciato a una logica di gare a massimo ribasso, dove l'anello più debole è il lavoratore, che viene sottoposto a poi oggi, dopo 10 anni, alla possibilità di perdere il posto di lavoro. Ad Almaviva oggi mancano le commesse? Ad Almaviva oggi mancano le commesse nella misura in cui due grosse commesse, una è Telecom e l'altra è Enel, è prossima alla scadenza naturale, e se non si troveranno quelle condizioni di rinnovo di queste commesse, diciamo, sono circa 1.000 persone che perderanno dall'oggi al domani il posto di lavoro, e questo è un dato oggettivo. In questo territorio poi l'azienda Almaviva negli anni ha portato delle commesse a basso profitto che candidano Palermo ad avere margini di produttività molto bassi, e quindi siamo i primi a essere dichiarati in esubero sullo scenario nazionale. Quindi investimenti e progettualità, diciamo, forse sbagliata. Investimenti li ha fatti in Brasile questa azienda, ha cercato di espandersi con le risorse prese 10 anni fa in questo territorio, in territori internazionali. A noi sta bene questo, perché quando le aziende si internazionalizzano sono un valore aggiunto nel sapere tenere l'occupazione. Oggi però si sta realizzando l'effetto contrario, cioè gli investimenti sono stati fatti all'estero e i problemi vengono scaricati sul territorio palermitano. È chiaro che è un'equazione negativa che va, diciamo, smentita. Thank you.